Le strade di Monaco di Baviera si sono riempite di arcobaleni per la partita Germania-Ungheria di Euro 2020. Protesta contro la legge che sta per entrare in vigore a Budapest e vieta la rappresentazione dell'omosessualità nelle scuole e nei programmi per minorenni. L'Ungheria sul campo ha pareggiato, ma è fuori dal campionato. Ma la vicenda della legge ungherese investe tutta l'Unione Europea e anche l'Italia. The Hungarian bill is a shame. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito la legge una vergogna, promettendo una protesta formale con il governo di Viktor Orban. In Italia, poi, il tema si lega inevitabilmente al DDL Zan contro la transfobia in discussione al Senato. Una norma che il Vaticano ha contestato con una lettera a Palazzo Chigi, sostenendo che violerebbe il concordato fra Stato e Chiesa. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Senato ha rimandato la palla al Parlamento sovrano, ricordando però che... Quel che però voglio dire, specialmente rispetto agli ultimi sviluppi, è che il nostro è uno Stato laico. È uno Stato laico. Quindi non è uno Stato confessionale. Non solo. Draghi ha ricordato che il nostro ordinamento fornisce tutte le tutele anche verso i trattati internazionali. Fin qui tutto scontato ed è possibile che il governo stia trattando con la Santa Sede. Però lo stesso Draghi ha legato la vicenda alla legge ungherese parlando di completezza di informazione come a sottolineare l'impegno italiano per la tutela dei diritti LGBT. Infine arriva un tweet della Presidenza del Consiglio che pubblica la dichiarazione, un testo che ricorda che sabato 28 giugno si celebrerà il Pride. Il governo non cita Orban né il Vaticano, ma afferma «Oggi e ogni giorno sosteniamo la diversità e l'uguaglianza LGBTI perché le generazioni future possano crescere in un'Europa di uguaglianza e rispetto».